delle mie brame, chi è la più bella del regno delle favole? Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del regno delle favole? Specchio, specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del regno delle favole? Ma che urli? Ancora con questa storia? Ma allora si credì? E poi, quante volte ti devo dire che sono Pulcinella e non lo specchio delle tue brame? Ancora tu, Pulcinella, ma lo specchio dove è andato a finire? Io voglio sapere chi è la più bella del regno delle favole. Mamma, e quanta pazienza! È brava allo specchio, è facile, devi parlare con una sola persona, ti divertirai! Ma ha fatto fesso, specchio! E vabbè, se proprio lo vuoi sapere. Sì, sì, lo voglio sapere. La più bella del regno delle favole? Nunzi tu! Ma che dici? Che ti ridi? Ma com'è possibile? Scusate, signora strega, ma è cambiato qualcosa nel regno delle favole? Sì, sì. È morta Biancaneve? No, non è morta. Ma si è allontanata. Povera Biancaneve, ma che l'avete fatto? E comunque lo specchio mi ha dato un altro nome e non siete voi la più bella del regno delle favole? Come? Lo specchio vi ha dato un altro nome. Voglio parlare con lo specchio. Fammi parlare con lo specchio. Specchio, specchio, chi è la più bella del reame? Mamma! No, dicevo, tua mamma era la più bella del regno delle favole. Ma da quando ci siete voi, ci sono tante altre belle donne nel regno delle favole. E la più bella non siete voi. E senza Biancaneve, adesso chi è la più bella del regno delle favole? La fata turchina! La fata turchina! Maledetto specchio! Pulcinella, mi chiamo Pulcinella! Maledetto! E chi è sta fata turchina? Vediamo se le piace la frutta. Ho una bella mela. Bambini, vi stavo svelando il nostro segreto. Come vi dicevo prima, il regno delle favole esiste. Ed io ne sono la prova tangibile. Quindi, se voi ci credete, noi esistiamo! Oh, non buongiorno a te! Oh non buongiorno a me! E oh non buongiorno anche a te, Fatina! Io sono il cappellaio matto e dimentico tutto ciò che dico e ciò che faccio! Scusa, tu chi sei? Come chi sono? Sono la fata turchina! Ah sì! La fata piccolina! Che piccolina? Sono la fata turchina! Ah sì! Ti devo raccontare il mio non buon sogno! Ero nel regno delle favole, ma io sono nel regno delle favole. Scusa, tu chi sei? Sempre la fata turchina. Alice, Alice, amore mio, dove sei? Alice, cappellaio, Alice. Cappellaio, cappellaio, ritorna in te. La dolcezza del tuo cuore ti fa perdere la ragione. Io sono il cappellaio matto e dimentico tutto ciò che dico e ciò che faccio. Dicevo, ho fatto un non buon sogno e mi sono alzato con un mal di testa terribile. Ma avevo la testa nel cappello. Comunque, ho sognato che i bambini non ci amano più. E sono stato male tutta la notte. Non riuscivo a dormire. E allora cosa ho fatto? Cosa hai fatto? E non me lo sto chiedendo cosa ho non fatto. Non riuscivi a dormire, cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Ah sì! Ho piegato il materasso a metà. Chiedimi perché. E perché hai piegato il materasso? Perché non riuscivo a dormire. Allora anche tu sei matta. Comunque ho messo i piedi sul materasso e la testa sulla rete e mi sono addormentato. Ma come la testa sulla rete? Ma che matto che sei. Ma poi mi sono svegliato con un mal di testa terribile. Ti credo. Cosa ridi? Io non sono matto. Come non sei matto? Tu metti la testa sulla rete e guidi sul materasso. E per questo dovrei essere matto? Vabbè dai, non sei matto, sei solo un po' strano. Oh, strano? Fatina, vogliamo vedere chi è più matto tra tutte e due? Ci stai? Ok, ci sto. Allora, cara Fatina, tu come cammini tutta la giornata? Ma con i piedi, mio buon cappellaio. Ma con i piedi, mio buon cappellaio? E allora perché vuoi far riposare la testa? Sei proprio un burlone.
cos'è quell'aggeggio che hai tra le mani? Non lo so, ma mi deve aiutare a scoprirlo. Mi sono accorta che è molto più potente della mia bacchetta magica. Oh, davvero? E come te ne sei accorta? Perché praticamente è riuscito ad immammolare Pinocchio. Ho provato ad usare la mia bacchetta magica, ma non sono riuscita a farlo riprendere. Aspetta, aspetta, dai un po' qua, fa vedere. Aspetta. La nostra immagine si è bloccata. Aspetta, aspetta, hanno scritto. Cosa? Uè, Pinocchio, ma il cappellaio non se la faceva con Alice. È veramente diabolico questo aggeggio e non conoscono nemmeno la grammatica. Sì, te l'avevo detto e mi devi aiutare a scoprirlo. Ci penso io, dammi qua. Questo è un lavoro da cappellaio. Allora ci pensi tu? Ci penso io, grazie Fatina, ciao! Allora, 12, 73, 32, Fatina, non ricordo, Fatina! Prendi la tua valigia, riempila di magia e viaggia sulle ali della fantasia. Sognare non costa niente, basta solo qualche ingrediente, un pizzico di follia del cuore e della mente. Immagina un mondo nuovo con tante giostre sospese in volo, colline di cioccolato, nuvole di zucchero filato. Inventa un mondo diverso, un luna park fino all'universo, le stelle di caramelle, i pianeti come di tanto affetto e vai donando amore e rispetto. Sognare possono tutti, sia i cattivi e sia i brutti. Fai come la natura, da sempre i suoi frutti. Immagina un mondo strano come un circo al contrario, l'elefante trapezista, la tigre fantasista. Pensa a un mondo bello dove ognuno già può